Salve a tutti ragazzi, io mi chiamo Poletto97. In questo gioco Super Smash Bros. Brawl, dopo che vi ho fatto vedere il roster dei personaggi giocabili, adesso vi farò vedere in questo video la lista di tutti gli strumenti del gioco, ok? Allora ragazzi, negli incontri, durante le battaglie, compariranno di tanto in tanto questi strumenti. Ce ne sono diversi tipi, quelli che vi faranno assorbire gli strumenti da combattimento veri e propri, le armi da fuoco, gli strumenti speciali e così via. Questi strumenti li potete attivare o disattivare andando nel menu regole, ok? Questi strumenti fanno parte dei vari giochi Nintendo, compresi la Sfera Smash e la Capsula Assistente. Se volete potete impostare le vostre impostazioni mettendo pochi strumenti, alcuni strumenti e tutti gli strumenti che compariranno. Oppure se volete potete disattivare tutti gli strumenti e trasformare la lotta in una battaglia normale, trasformare il gioco in una battaglia normale. Oppure potete anche disattivare andando nell'opzione no. Cercate di leggere bene gli strumenti prima di utilizzarli, ok? In modo da poter brandirli e usare a vostro vantaggio. Usateli contro i vostri avversari per vincere, oltre che mandarli KO con un attacco Smash. Adesso vi do tutti gli strumenti che ci sono in questo gioco Super Smash Bros. Brawl, ok? Così poi mi dite cosa ne pensate. Allora, cominciamo subito. Allora, gli strumenti che potete utilizzare in Super Smash Bros. Brawl sono Sfera Smash, permette di effettuare uno smash finale. Assistente, un personaggio sorpresa pronto ad aiutarti. Pokéball, libera un Pokémon che accorrerà in tuo aiuto. Contenitori, contengono strumenti, capsule, casse, eccetera. Cassa esplosiva, esplode se colpita dal fuoco da un attacco potente. Sacco d'allenamento, rilascia diversi strumenti quando lo colpisci. Cibo, riduce il livello del dannometro quando lo mangi. Pomodoro Maxim, recuperi 50 punti percentuali se lo raccogli. Portacuori, recuperi 100 punti percentuali se lo raccogli. Parti del Dragon, raccogli le sue parti e forma il leggendario Dragon. Super Fungo, aumenta le tue dimensioni e la potenza. Fungo Avvelenato, riduce le tue dimensioni e la potenza. Stella Warp, ti spedisce in cielo e attende in picchiata. Super Stella, ti rende immune a tutti gli attacchi. Scatola col punto esclamativo, aumenta il tuo peso, fatti volare lontano sarà difficile. Orecchie da coniglio, aumentano la portata dei salti e la velocità. Carry super piccante, ti fa sputare il fuoco dalla bocca. Cronometro, fa muovere rallentatore tutti gli altri personaggi. Saetta, riduce le dimensioni di tutti tranne le tue, di solito. Spada laser, una spada che si estende quando la brandisci. Mazza da fuoricampo, permette di effettuare un fuoricampo con un attacco smash. Ventaglio, annienta rapidamente gli scudi. Bacchetta di Leap, fa spuntare un fiore sulla testa degli avversari. Scettro stella, sprigiona stelle con gli attacchi smash. Martello, provoca 6 danni, ma a volte perde la testa. Martello d'oro, provoca danni pesantissimi, ma compare di rado. Nintendo Scope, spara singole raffiche o potenti colpi singoli. Pistola raggi, spara raggi laser senza sosta. Fiore di fuoco, emette pericolose fiamme. Lancia petardi, spara fuochi d'artificio a diverse angolazioni. Bobomba, esplode violentemente, cammina se la lasci sola. Bomba di prossimità, esplode appena qualcuno si avvicina. Vischio bomba, si attacca al suolo e ai personaggi, poi esplode. Bomba radioguidata, la sua esplosione investe buona parte dello scenario. Nocedeku, produce un lampo che abbaglia gli avversari. Suggerino, congela gli avversari colpiti. Sfera fumogena, oscura la visuale con un fumo che cambia colore. Trappola, fa cadere la vittima in una fossa. Sfera ardente, rotola su pavimenti e soffitti, travolgendo tutto. Mister Saturn, pua pua. Mister Saturn, come ben sapete, riduce gli scudi degli avversari. Guscio verde, scivola velocemente sul suolo quando lo lanci. Buccia di banana, fa scivolare le persone. Che altro? Respingente, se lo tocchi ti sembrerà di essere in un flipper. Molla, ti spedisce dritto in cielo se ci salti sopra. Pungifix, scaglia via gli avversari, non toccarlo.
Pallone da calcio, colpisce gli avversari con estrema potenza. Sfera amica, fa recuperare energia a un compagno di squadra. Quest'ultimo compare solamente negli incontri a squadre. Medaglia Franklin, protegge dagli strumenti da lancio riflettendoli. E l'attacco a vite, trasforma i tuoi salti in attacchi a vite. Potete vincere gli incontri semplicemente effettuando mandando KO tutti gli avversari. Tuttavia, se volete vincere veramente, se volete dominare gli incontri, potete utilizzare questi strumenti, ok? Sta a voi decidere se usare gli strumenti oppure no. Ok, vi saluto ragazzi, abbiamo finito anche questo video extra. Se la spiegazione degli strumenti di Super Smash Bros. Pro vi è piaciuta, iscrivetevi al mio canale, mettete un mi piace e commentate. Fatemi sapere cosa ne pensate, ok? Vi aspetto nelle prossime video recensioni con gli altri contenuti extra del gioco. Devo ancora spiegarvi molte cose, però con calma faremo tutto. Vi saluto, arrivederci.